Allora, Germano Quotidiano questa sera è ad Andrista e ha proprio il piacere di intervistare Paola. Paola, ci parli un po' di cosa avete preparato in questa sala rispetto al Badalisco, perché il Badalisco di Andrista è il Badalisco. Allora, dai. E nient'altro. Abbiamo preparato un pochino di materiale a disposizione della gente che vuole venire a trovarci. Ci sono le storie del Badalisco, dalle più recenti, perché siamo al 2022, manca sicuramente quella di stasera perché non sappiamo ancora cosa dirà il Badalisco. Ma vogliamo presentarlo il Badalisco, perché appunto magari molti non sanno, non conoscono. Il Badalisco, questo è il suo enorme faccione, un faccione con una pelle di capra con due occhi luminosi che si incendiano e sotto ha un drappo che lo copre nelle sue parti inferiori. Badalisco poi apre la bocca rumorosamente e si scatena contro le persone con le quali per le quali il discorso è stato fatto. Ha avuto un'evoluzione la maschera, se maschera è, perché è più un personaggio, rispetto al tempo, era diversa magari nell'Ottocento? Sì, la maschera era un attimino più tozza, un attimino più bassa e anche la testa non era con la pelle di capra ma era con la pelle di pecora. Perfetto. Adesso questa versione comunque ha già la bellezza di 50 anni ormai. E qui poi cosa avete predisposto? E qui poi abbiamo predisposto alcune vecchie fotografie che proviamo siamo riusciti... andare... alcune vecchie foto che ad siamo esempio. Riusciti a reperire, cioè in questa foto sì? Ad esempio c'è il mio nonno, quindi e questa è un'immagine del vecchio Badalisco come era qui, sono 80 anni fa, gli occhi e anche la testa che è pelle di pecora anziché pelle di capra. Ce ne sono altre di immagini antiche o è l'unica? Questa è ancora un attimino antica. Un po' una specie di gabibbo. Ma è una cosa di questo genere, sì. E anche questa la testa è ancora con pelle di pecora. Ottimo. Qui invece dove veniva svolto il Badalisco circa 40 anni fa e veniva svolto direttamente sulla strada dove ci si trovava, ci si fermava. Ci si fermava anche nelle stalle? Prima che ci fossero le osterie il Badalisco si fermava nelle stalle, i gruppi familiari si riunivano nella stalla e quindi lui faceva i diversi passaggi, una, due, tre stalle, raccontando le storie, raccontando i segreti di chi frequentava quella stalla. Ah, questa era la caratteristica, la vigilia epifanica, nella famosa notte che anche in altre parti è chiamata Gnocchera, vi era d'Andrista questa tradizione. Sì, c'era questa tradizione dove il Badalisco girava appunto per queste stalle, entrava, verificava che ci fosse nella stalla e per ognuno aveva da che era dire. Personalizzato. Esatto, sì. Ottimo, grazie. Prego.